Quasi il 97% della popolazione residente di Calamonaci è stata vaccinata contro il Covid-19, una sorta di record regionale e forse anche nazionale. Un percorso virtuoso reso possibile sia dalla sensibilità dei cittadini sulla tematica, sia grazie al contributo concreto dell'ASP di Agrigento e dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Spinelli, operatore sanitario, che si è spesa nel corso degli ultimi mesi con tutta una serie di servizi e screening a favore degli utenti. Il risultato ottenuto intanto grazie alla sensibilizzazione dei miei cittadini, che in primo posto va un ringraziamento nei loro confronti perché stanno credendo alla funzionalità del vaccino, perché hanno capito che ormai, tra l'altro, è l'unico oggi chiamiamo rimedio alla lotta contro il virus del Covid. Un risultato a cui anche il comune ha contribuito con dei servizi che avete fornito all'utenza. Sì, questo chiaramente ha contribuito di molto, che in questo caso ringrazio il commissario Zappia e al dottor amico dottor Cascia per avermi permesso anche a me, nel mio comune, di effettuare delle giornate di vaccinazione presso il nostro comune, al centro sociale. Quindi hanno fatto sì che i miei cittadini non si sono spostati, anche se è vicinissimo il centro vaccinale di Ribera, però diciamo che siamo stati in famiglia a vaccinare. Lei è operatore sanitario, sicuramente anche questo ha contribuito, vuole fare un appello in generale a tutti per la vaccinazione? Ma certo, sicuramente da operatore e che vivo, tra l'altro lavoro alla città di Ribera, oggi tutto Covid, ahimè devo dire che ci sono numeri di ricovero abbastanza alti e la maggior parte sono tutti cittadini non vaccinati. Io continuo in generale a tutte le comunità e a tutti i cittadini a consigliare di vaccinare. Non posso dire di obbligare, però oggi il vaccino è fondamentale per evitare appunto le ospedalizzazioni. Un ultimo commento, lo definirei anche scherzoso. Calamonaci è arrivato al 97% di vaccinazione. Chi manca? Chi sono questi 3%? Ma questo 3% giustamente c'è ancora qualche cittadino che ha molte perplessità sull'efficacia del vaccino. Sono questi dei cittadini che ancora, se non sono convinto, purtroppo non li posso obbligare, posso solo consigliare e continuerò a consigliarli. Poi facciano loro nel migliore dei modi cercare di evitare intanto di essere contagiati in altre realtà. Questo è quello che mi sento di dire ai miei rimanenti cittadini.